Ciao amici della Cucina per Tutti, come state? Bentornati ad un nuovo appuntamento qui con me per poter cucinare insieme anche oggi qualcosa di veramente gustoso e sfizioso. Allora, oggi vogliamo fare un grande classico della cucina toscana. Facciamo una pappa al pomodoro. Visto che ormai siamo in tempo di primavera, c'è il basilico, ci sono i pomodori, quindi vogliamo dilettarci a cucinare questo grande classico. E devo ringraziare la Toscana anche perché sono 7 anni che a me e a mia moglie ci ospita questa regione. Quindi, se siamo curiosi di vedere come preparare insieme questo semplice piatto, questo piatto contadino della tradizione toscana, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Ecco quali ingredienti ci serviranno: 300 g di pane raffermo, 200 g di pomodori pelati, 150 g di pomodori freschi, io utilizzo in questo caso i pomodori ciliegino, 3 belle foglie di basilico fresco, 2 spicchi d'aglio, pepe, olio e sale. Mettiamoci quindi al lavoro. La prima cosa che vogliamo fare sarà quella di ammorbidire il pane raffermo, quindi prepariamoci una bacinella abbastanza capiente con dell'acqua, in questo caso io ho preso un'insalatiera, e possiamo cominciare a mettere il pane al suo interno. Nel frattempo che appunto il pomodoro si cuocerà, noi diamo la possibilità al pane proprio di ammorbidirsi. Ora che abbiamo messo tutto quanto il pane nell'acqua, possiamo continuare con la preparazione. Dopo aver lavato i pomodori, li andiamo a tagliare semplicemente a metà e li riponiamo in un piatto prima di poterli mettere in pentola. Abbiamo completato con i pomodori, ora procuriamoci una casseruola abbastanza capiente dove mettere l'olio e l'aglio. Ecco qua la nostra casseruola capiente, accendiamo il fuoco, abbondante olio d'oliva e aglio rigorosamente in camicia. Stiamo facendo soffriggere l'aglio, come potete vedere è già 2-3 minuti che sta andando, noi lo andiamo a togliere via. Per prima cosa mettiamo i pomodori freschi che abbiamo tagliato e possiamo aggiungere anche i pomodori pelati. I pomodori pelati, come vedete, hanno questa parte, praticamente la parte dove il pomodoro era attaccato alla pianta. Se non vi piace, come in questo caso io faccio, lo andiamo a togliere con un cucchiaio. Verrà via veramente in maniera molto semplice. Come vedete i pomodori stanno cominciando a sobbollire, si stanno cominciando a cuocere e noi andiamo a prendere una bella presa di sale e gliela mettiamo subito all'interno della casseruola. Dopo aver messo quindi il sale, coperchio e andiamo così per circa 10 minuti. Siamo arrivati a circa 10 minuti di cottura, io vado a togliere il coperchio e come potete vedere i pomodori hanno rilasciato la loro acqua e si sta formando un bel sugo. Allora, è vero che vogliamo tenere grossolani i pomodori perché la pappa al pomodoro di per sé è abbastanza rustica anche come piatto, però noi cosa vogliamo fare? O con l'aiuto di una forchetta o, come nel caso mio, con l'aiuto di uno schiacciapatate, vogliamo andare a schiacciare un po' i pomodori, così da ottenere dei pomodori sì rustici, una bella pappa al pomodoro rustica, ma anche ovviamente un pochino sugosa. Ecco, vedete, abbiamo schiacciato i pomodori e abbiamo ottenuto un bel sugo. Ora andiamo a prendere il pane e lo cominciamo a mettere all'interno della casseruola. Il pane si è ammorbidito bene, noi ora lo andiamo a prendere e lo mettiamo, non tutto quanto, ma piano piano all'interno del sugo che sta cuocendo. Lo spezzettiamo senza strizzarlo troppo, eh? Ecco, come vedete io ho cominciato a mettere il pane e lo sto mischiando ai pomodori che abbiamo messo nella casseruola. Ora noi facciamo questa cosa, teniamoci un pochino di acqua da parte che ci servirà via via da mettere all'interno della pappa ancora in cottura nel caso si asciughi troppo. Ha ricominciato a sobbollire dopo che abbiamo messo la prima parte di pane, ne ho aggiunta una seconda parte. Ok, io gli sono andato a mettere anche l'ultima parte di pane. Ora andremo a metterci un po' di sale perché, avendolo messo solo ad inizio cottura, un po' purtroppo è andato via, quindi dobbiamo andare ad aggiustare nuovamente. Lo andiamo a insaporire con un po' di pepe e anche con del basilico. Sale, giusto una presa e un altro po'.
Siccome sta ricominciando a sobbollire e noi non vogliamo né farla attaccare e tantomeno bruciarla, vado a prendere un pochino di acqua avanzata e gliela vado a mettere dentro. Ho spento il fuoco, la pappa è pronta. Ora gli vado a mettere un bel po' di pepe. Avete visto che io ho messo il pepe e il basilico solo a fine cottura con fuoco spento. Questo perché vogliamo mantenere queste due spezie con il loro sapore originale senza andarle quindi a cuocere. Andrà a insaporire il piatto in maniera naturale. Ora procuriamoci un bel piatto da portata, così da poter andare a mettere la pappa al suo interno, dopodiché possiamo andare con la prova dell'assaggio. Essendo stagione, io ho preparato un bel piatto colorato dove cominciamo ad andare a mettere la nostra pappa. Ci mettiamo un altro po' di pepe sopra, ancora un filo d'olio ed ovviamente per dargli un po' di colore ci mettiamo anche del basilico fresco. Ragazzi, la pappa al pomodoro, come vedete, è pronta. Beh ragazzi, siamo finalmente giunti alla prova dell'assaggio. Come avete visto, non ci vuole molto tempo per cucinare questa buona pappa. Ora andiamo ad assaggiarla. Io ne ho messa una parte in un bel piatto da portata, ma faccio con voi la prova dell'assaggio in un piccolo piattino di terracotta. Andiamo a sentire se è equilibrata quindi nei suoi sapori. Veramente molto buona. Questa parte di pomodori che abbiamo messo ciliegino dà una nota di dolcezza, anche pelati in qualche modo rilasciano una nota dolce. Abbiamo messo il sale, quindi abbiamo dato anche la possibilità al pane, che era fermo e che quindi è toscano, di raggiungere diciamo una salinità equilibrata, e ovviamente il basilico e il pepe vanno a conferire davvero tutti quanti gli odori, tutti quanti i sapori. Provate a farla, per chi ancora non si è cimentato di voi a cucinare questo piatto, questa pappa al pomodoro. Come sempre, ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi, io me la vado a finire perché è ora di aperitivo. Ciao ciao!